Storytime, Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi andremo alla scoperta di un progetto e lo faremo attraverso la voce del suo ideatore. Sto parlando di Davide Silipo. Ciao Davide, ben trovato. Ciao, ben trovato. Come stai innanzitutto? Tutto bene, tutto bene. Bello sorridente quest'oggi il nostro Davide, ci ha raggiunto per raccontarci, come detto, un po' di questo progetto dal nome La Costa della Spada. Esatto. Allora, raccontaci un po' l'antefatto, cosa è successo e quanto tempo fa? Allora, circa un annetto fa, forse meno, per gioco abbiamo iniziato con mia figlia e degli altri ragazzini della stessa età, parliamo di 11-12 anni, visto che grazie ad alcune serie TV e tutto si è venuto a scoprire questo gioco di ormai 50 anni di età, che è Dungeons and Dragons, che è un gioco di ruolo, abbiamo voluto iniziare a giochicchiare. Dopodiché questa cosa un attimino si è allargata perché, insomma, molta gente è venuta a sapere di questa cosa. Anche perché c'è stata di mezzo la pandemia, tanti si sono informati sul mondo del gioco di più, dai, sì, chi in maniera digitale, chi in maniera offline. Esattamente, si è venuto fuori chi giocava online, chi no, in presenza si è perso un pochino. E loro hanno imparato subito, gli è piaciuto e soprattutto questo tipo di gioco fa sì che non è competitivo, diciamo, non si gioca uno contro l'altro. È praticamente una collaborazione, cioè io da master invento una storia, invento un mondo, invento una cosmologia, invento una religione, invento tutto quello che in un mondo ci può essere. Invento delle avventure, delle storie e loro, creando il loro personaggio, devono procedere queste storie andando avanti, scoprendo enigmi, cose che si vengono a creare all'interno. E quindi non imparano, è brutto dire imparano perché magari adesso non lo fanno più, però rispetto a noi un tempo che si giocava insieme in gruppo, adesso magari si è perso un pochino, si gioca magari al telefono, si gioca al computer da soli e il gioco di gruppo è venuto un pochettino a mancare. E qui scoprono il fatto di collaborare insieme. Io faccio un certo personaggio che ha delle certe abilità, un altro personaggio ne ha altre, si combinano insieme per andare avanti a scoprire queste determinate cose. Va bene, quindi l'idea del progetto è nata anch'essa l'anno scorso o quest'anno? No, l'anno scorso. Forse non ha fatto ancora un anno praticamente. Va bene, siete giovanissimi come progetto, sì. Come idea si chiama La Costa della Spada. Sì. Come mai? Perché appunto in uno di questi mondi la Costa della Spada è proprio una parte di un continente, ho voluto usare questo nome. Va bene, allora tutto ciò per chi lo fate? Ecco Davide, solo per bambini, adolescenti, ragazzi no, un po' più adulti? Assolutamente per tutti. Ho iniziato il mio progetto, è proprio dedicato a quello che è i bambini, per farlo conoscere, perché tra gli adulti sicuramente è molto più conosciuto. Però dato che l'amministrazione comunale e la biblioteca ci ha dato l'opportunità, abbiamo creato anche con altre persone della mia età o più grandi possibilità di creare degli altri gruppi di gioco, stiamo giocando anche con altre persone. Ok, voi di dove siete? Che città? Di San Zenone all'Ambro, che è in provincia di Milano, e ci troviamo in questa biblioteca. Ok, come si chiama, ricorda, la biblioteca? Biblioteca è la biblioteca La Meridiana di San Zenone. Benissimo. La biblioteca comunale. Voi cercate di fare quindi tutti i giochi comunque in presenza, quindi offline? Assolutamente offline, ma ancora addirittura, anche se ormai con alcune app, alcuni programmi si possono fare anche con dei supporti elettronici, ma ancora la vecchia maniera, quindi mappa di gioco cartacea, stampata da me o disegnata da me, oppure fogli di carta, le schede dei personaggi ancora fatte a matita, con le varie tabelle, con le varie qualità del personaggio, e loro interpretano questo personaggio, ce lo fanno a loro modo, a loro piacimento, lo interpretano loro, il carattere, qualunque cosa gli viene spontaneo fare, interpretano proprio il loro personaggio così. Va bene, come si sta evolvendo questo progetto? Ci sta piacendo? Pensate di portarlo ancora avanti? Assolutamente sì, sta piacendo. Io voglio, proprio in questi ultimi giorni ho messo a punto la cosa, voglio che da settembre, quando cominciano le scuole, ho fatto un
proprio un secondo progetto che ho chiamato Dopo Scuola di Ruolo. Ok. E voglio far sì che il dopo scuola, che magari avveniva un tempo, si possa fare anche così, nel senso, tolto lo spazio che ci vuole magari per i compiti, vabbè, tutto chiaro, che c'è, però anche fare un'attività di questo genere mi piacerebbe. Quindi aspettiamo le adesioni eventualmente. Staremo a vedere. Ok, sempre da svolgere lì in biblioteca? Sì, assolutamente sì. Sempre da svolgere. Quello, ci sono tre stanze, quindi si possono fare tre tavoli, diciamo, al giorno, quindi non c'è assolutamente problema. Avete già qualche appuntamento fisso quando giocate, Davide? Per il momento sì. Beh, l'appuntamento fisso sicuramente attualmente è del giovedì con i bambini, con i ragazzini. Invece la sera, per il momento, il venerdì sera ci troviamo invece con gli adulti. Ah, ok, venerdì sì, sera invece sì, con gli adulti. Va bene. Adesso siete fermi per la pausa estiva o sì, 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 sì. Ci si ricomincia a settembre? Sì, sì, sicuramente con settembre, con fine agosto, settembre. I ragazzini, i bambini sicuramente credo con l'inizio della scuola. Va bene, quando inizierà la scuola? Si sa già quando inizia la scuola? Mi sembra che intorno al 8, 9, 7. 8 è domenica. Quindi 9? Sì, alcune scuole il 6, alcune scuole il 9. Vabbè, giù di lì, insomma, sì, era sì, giusto per farmi un'idea così. Vabbè, è inizio settembre come sempre del resto. Va bene, volevo chiederti, magari sono tante persone in generale che sono ancora scettiche sul gioco, no? Di quanto sia importante. Vogliamo ricordarlo, Davide, che comunque tu immagino sia appassionato e ti rendi conto di quanto il gioco può aiutare sia i bambini, gli adolescenti, i ragazzi, ma anche gli adulti. Vai. Sì, sugli adulti, beh, sicuramente lo conosceranno, credo, un po' di più. I ragazzini e i bambini che ancora non lo conoscono, sicuramente quello, la cosa che mi ha colpito molto nei bambini è proprio quella, cioè quando tu riesci a creare una storia, a creare un qualcosa che li coinvolga, vedi proprio loro che hanno paura o comunque hanno timore nel fare una scelta piuttosto che un'altra, perché, e quindi questo vuol dire che sono dentro, mentalmente sono dentro la cosa, e quando finiscono le sessioni di gioco, quando ti dicono non vedo l'ora che arriva giovedì prossimo, cioè significa che hai fatto qualcosa di buono, cioè nel senso qualcosa che in loro ha lasciato qualcosa. Senza dimenticare l'importanza della creatività, ragazzi, deve stuzzicare la creatività. Esattamente, la fantasia soprattutto, perché tu stai interpretando qualcosa che non esiste, che hai scritto su un pezzo di carta, su una tabella, e in base ai dati che hai messo, agli ideali, ai difetti, ai pregi di questo personaggio, lo puoi interpretare a modo tuo, come vuoi tu. Va bene, in chiusura abbiamo una pagina Instagram, Master Morgran. Master Morgran, esatto, è la mia pagina Instagram. Scritto Morgan o Morgran? Morgran. Morgran, sì, esatto, per essere precisi. Lì pubblichi qualcosa? Sì, pubblico un po' tutto quello che succede. Poi da pochissimo ne ho creata un'altra, che è sempre La Costa della Spada, si chiama, però è ancora in fase un attimino embrionale. Va bene, in chiusura, Davide, vuoi salutare qualcuno? Allora, beh, sicuramente saluto tutti i ragazzi che giocano con me, mia figlia Rebecca, che è stata quella che un attimino ha creato la prima squadretta di gioco. Come, quanti anni ha Rebecca? Deve farne 12. Ah, ok, dai, sì, adolescente. Sì, 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 assolutamente. E dopodiché sicuramente ringrazio l'amministrazione comunale e la responsabile anche della biblioteca che mi ha consentito di fare questo, e tutti quelli comunque che giocano con noi. Va bene, quest'oggi dunque siamo andati alla scoperta di un progetto, si chiama La Costa della Spada, è stato presentato quest'oggi dal suo ideatore. Sto parlando di Davide Silipo. Silipo. Ciao, giusto? Silipo. Silipo. Ciao Davide, alla prossima. Ciao a tutti, grazie. A te. Storytime, Evoluzione Radio.